ma la vera rivoluzione della chirurgia mininvasiva si sta giocando nel campo della radiologia interventistica, ecografi, TAC, risonanze magnetiche di ultima generazione, attraverso sistemi di navigazione virtuali, diventano una sorta di campi operatori per effettuare biopsie o trattamenti per distruggere lesioni tumorali. Questo sistema funziona un po' come i navigatori che usiamo in automobile. Quando non conosciamo il percorso per raggiungere un certo punto, il navigatore ci guida, così anche noi veniamo guidati sulla lesione che sta nell'interno di un organo da questa struttura che utilizza l'esame di tomografia computerizzata, l'esame TAC, per acquisire l'anatomia interna del paziente e poi ci indica esattamente il percorso più sicuro.